Una balena sa soddisfarmi, una magra no. Salve a tutti utenti di YouTube, dal vostro Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi non fa freddo, si sta molto bene e ho scelto questo paradiso verde di bellezza magnifica, di bellezza elevata. La pianta credo che sia l'alloro. Il sole raggiante davanti a me, scelgo sempre il sole davanti perché più sono illuminato e meglio viene il video, per parlarvi di balene, di balenottere. Io già tempo fa realizzai un video proprio sul mondo delle balene e oggi vi parlo della figura della balena, dicendovi tranquillamente e serenamente che una balena sa soddisfarmi, invece una magra, una donna magra, non sa soddisfarmi. Ok? Strano, ma vero, caro Leandro, non lo pensavo questo fatto. Ma come mai dici questo? Bene. Allora, io ho avuto a che fare con balene di ogni tipo, di ogni forma, di ogni dimensione, no? Nel corso della mia vita ho sempre prediletto proprio le balene rispetto alle magre, perché so che dal punto di vista orgasmico, dal punto di vista fisico, conseguentemente dal punto di vista psicologico, mi trasmettono emozioni, felicità, gioia e grande, grande, grande contentezza. Ok? Ma volete mettere, cari utenti di YouTube, una magra con una bella balenona? Una bella balenottera azzurra italiana con una magra? Ah, non c'è paragone, ragazzi. La magra, provi a cercare dove aggrapparti anche quando hai l'amplesso, no? Cerchi un appiglio utile, no? E non lo trovi. Dice, ma ci sono i seni. I seni sono assenti perché in genere la ragazza o donna magra, non ha il seno grande. Ti puoi attaccare, ma non rimani attaccato. Provi ad attaccarti, ma non rimani ad attaccarti ai suoi simpatici senetti. Senini, va bene? Ora, pur provandoci, l'aggrappo non arriva, mi dispiace. La balena invece ti aggrappi e come? Trovi degli agganci utili, grandi, visibili, accurati, ok? I fianchi, grandi, giganteschi, io li amo belli grandi i fianchi, belli giganteschi, ok? Il seno, grande, ok? E poi tocchi quel bel popò di roba, quella bella carnettona, quella bella carne, che de facto è veramente il vero valore aggiunto della donna. Ah, ma vuoi mettere quando tocchi quel quintalino di carne, no? Quando assapori il profumo delle sue terga, quando percepisci l'odore di quella vulva immersa in quel popò di carne di fresca e cicciotta nonché paffutella, eh? Ragazzi, non c'è che dire. Io ho apprezzato e apprezzo le forme del corpo di una balena rispetto alle forme assenti, sottolineo assenti, di una magra o comunque di una non granny, di una non formosa. Va bene? Io forse vi sembrerà strano, ma di balene ne ho viste della mia vita, di balene ne ho navigate parecchie, molte, tante, forse anche troppe. Di balene ne ho assaporate e anche in modo infinito, in modo completo, nonché marcato. E il bello della balena è che ti sa soddisfare, non ti chiede nulla in cambio, ha voglia di fare l'amore con te, vuole assaporarti fino all'ultimo centimetro della tua pelle e assaporare soprattutto il tuo simpatico reale augello, il tuo simpatico scettro magico. Ed è un dato di fatto, quando di fatto, de facto, una balena sa farsi amare, sa farsi toccare, sa farsi apprezzare, sa farti divertire, sa farti sollassare, sa farti emozionare e sa regalarti momenti di puro
o meglio di immenso, nonché intenso benessere. Da prima fisico, perché a livello fisico il benessere è elevato, è marcato, è completo. E dopo, después, come direbbero in Spagna, in spagnolo, benessere psicologico. Quindi la balena di Dalba, il benessere fisico e psicologico. Azzardo a dire psicofisico, va bene? Non è un caso, quando tempo addietro mi avvicinai ad una balena, ebbi con lei più amplessi e mi divertii come quando un bambino gioca per la prima volta alla PlayStation 5 o alla PlayStation 4, oppure si avvicina di fatto ai videogiochi. Ecco, fu per me motivo di orgoglio, fu per me motivo di vanto, fu per me motivo di grande eccitazione, di grande piacere. Bene, spero di essere stato chiaro con tutti voi, utenti di YouTube. Non posso far altro che dire le balene tutta la vita. Dico sì alle balene, no alle magre. Viva l'Italia, viva gli italiani, viva le italiane, viva le balene, viva le balenottere e viva le grandi balene. Ciao, da Leandro è tutto, conoscitore italiano. Al prossimo video iscrivetevi al canale, mi raccomando, e commentate e fate di questo canale ciò che volete, ma divulgatelo perché deve essere il canale di punta di YouTube Italia. Ciao.